Salute ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Angelo di AppleBookItalia.com e quest'oggi andremo a fare una recensione molto interessante di Asphalt 7 Heat, un capitolo di Asphalt sviluppato ovviamente da Gameloft e rilasciato proprio ieri sull'App Store. È un'applicazione appunto disponibile per 79 centesimi per i vostri iDevice, un'applicazione universale, ed è compatibile con iPhone 3GS, 4, 4S, iPod Touch terza e quarta generazione, iPad 1, 2, 3. Richiede come OS minimo iOS 4.0 ovviamente. Vi dico un attimo un po' le novità di questo capitolo. Abbiamo 60 auto molto interessanti in alta definizione, ridisegnate per il Retina Display, tra cui Ferrari, Lamborghini e Aston Martin. Abbiamo 15 piste, inclusi nuovi tracciati come Hawaii, Parigi, Londra, Miami e Rio, che non trovavamo in Asphalt 6. Abbiamo una modalità multiplayer, la possibilità di invitare fino a 5 amici, sia in modalità locale, online, già testata, è veramente fluida anche su iOS 6, è fantastica. Abbiamo 6 modalità di gioco, 15 campionati e 150 gare differenti. Abbiamo anche dal punto di vista grafico una rivisita veramente corposa. Infatti, dopo andremo a vedere anche una differenza fra Asphalt 6 e Asphalt 7, e potrete notare che la grafica di Asphalt 7 è veramente superiore. Non dico che siamo a livelli di Gran Turismo, però ci stiamo sempre avvicinando di più a giochi per PS3 e Xbox 360, e vi posso garantire che la grafica di questo gioco è veramente figa. Io dalla prima partita che ho fatto mi sono veramente, oddio, impressionato di questa grafica veramente HD. Poi ovviamente è stata riadattata al 120% per Retina Display, ovviamente per iPhone 4, 4S e per iPad 3. Vi posso dire subito che è un gioco divertentissimo, non si parla più di un arcade, ma di qualcosa di più. Infatti, Asphalt 5, Asphalt 6, che sono stati, diciamo, i capitoli più recenti di Asphalt, erano comunque reputati giochi totalmente arcade rispetto ad esempio a Rail Racing 2, che anch'esso è un gioco fantastico dal punto di vista di simulazione. Ma Asphalt 7 si sta avvicinando sempre di più a un gioco di simulazione vero e proprio come Rail Racing 2. È una cosa che veramente bella, ad esempio la possibilità di personalizzare le auto, di avere tantissime auto a disposizione, di utilizzare ad esempio il nitro, vari bonus che ad esempio in Rail Racing non abbiamo. È veramente un gioco spettacolare, potete vedere già da queste clip che abbiamo una risoluzione veramente veramente superiore. Vi consiglio assolutamente l'acquisto di questo gioco, che si può trovare sull'App Store, come ho detto prima, per soltanto 79 centesimi. Ovviamente è un prezzo di partenza, poi dopo credo che entro una settimana o qualche giorno comunque ritornerà al prezzo classico dei giochi di Asphalt, credo che sui 4 euro, ecco, lo troveremo disponibile. Potete notare che la grafica è superiore, è fatta veramente bene. Anche nei tracciati, diciamo di notte, si vedono proprio le immagini molto nitide, e l'esperienza, il gameplay, esperienze d'uso, chiamata come volete, è veramente fantastica. Diciamo che non mi stanco, non mi annoio assolutamente di giocarci, ecco, perché più delle volte i giochi arcade sono monotoni, ma è così, ecco, sono sempre uguali. Invece questo qui è sempre, cioè, ti dà una carica che ti fa andare avanti, ti fa giocare e provare, continuare a sbloccare le varie campagne e così via. Ora stiamo provando una partita semplice, quindi non siamo in campagna e così via, che ritroviamo tantissime modalità, però comunque vi consiglio di acquistarlo per giocarci, che è veramente fantastico. Potete notare la grafica superiore che non trovavamo nel 6. Bene, ora andiamo a confrontare Asphalt 7 con Asphalt 6. Ho ripreso il mio iPhone 4S con due clip uguali, diciamo. Così vediamo, possiamo capire nel miglior modo la differenza, che c'è la differenza, ragazzi, c'è. Allora, io de voglio definire, cioè definisco la grafica di Asphalt 6 rispetto a quella del 7 una grafica giocattolo o quasi giocattolo, perché rispetto a quella del 7 è molto più, non so se dire arcade, però c'è
trovo una sensazione totalmente differente, ecco. Quella del 7 ovviamente è più definita, quello è poco ma sicuro, è stata adattata al 120% per il Retina Display. Però proprio diciamo che Asphalt 7 si sta allontanando diciamo dalla categoria arcade, o quella che è, e si sta avvicinando veramente a un gioco pro a tutti gli effetti, ecco. Quindi sono molto soddisfatto, molto contento, e diciamo che la meccanica è rimasta identica, ovviamente un gioco di macchine per dispositivi touch, quindi lo conoscete tutti, però dal punto di vista grafico, dal punto di vista di campagne, così è molto più interattivo, molto migliorato, ecco, rispetto al capitolo precedente. Quindi questo video non ho voluto fare più che altro per spiegarvi com'è il gioco, perché tanto è inutile, però per farvi proprio esprimere, visto che l'ho provato, ce l'ho tutte e due, per farvi capire la differenza che si trova in questi due capitoli, ecco. Quindi ragazzi, affrettatevi, acquistate per soltanto 79 centesimi questo capitolo di Asphalt 7, che veramente conviene assolutamente. Io vi rilascio a una prossima recensione o tutorial, quello che sarà. Vi ricordo anche di seguirmi su Facebook, su Twitter e anche sul mio sito web. Io sono stato Angelo e sono ovviamente ancora Angelo di AppleBlogItalia.com. Noi ci vediamo presto con un'altra recensione. Ciao!